Un'opportunità per le donne in condizioni di difficoltà attraverso l'inclusione sociale. Questo è l'obiettivo di un protocollo d'intesa presentato nella sala biblioteca della provincia di Reggio Calabria e finalizzato all'incentivazione e al sostegno dell'autoimprenditorialità femminile. L'iniziativa, che si inquadra all'interno dell'azione Reaction City Women, vede come partners promotori vari soggetti della città dello Stretto, il Comune di Reggio Calabria, la cooperativa Solo Insieme, la Casa Circondariale, l'Associazione Industriali, la Confcommercio, l'Associazione Pensando Meridiano e il Centro Comunitario Agape. Ascoltiamo i dettagli del progetto nelle interviste di Daniela De Blasio, consigliera di parità della provincia di Reggio Calabria, e Consuelo Nava, protagonista dell'azione Reaction City Woman. Si è pensato di far sì che queste donne potessero fare impresa da sole, chiaramente con uno start-up, con un supporto da parte di associazioni, enti. La dottoressa De Blasio dell'ufficio di parità, la consigliera di parità, ha voluto fortemente che questa iniziativa fosse incubata nel progetto che voi conoscete tutti, che si chiama Reaction City, che è un progetto di innovazione sociale urbana che sta avendo grande successo in città, nell'area metropolitana, e che in questi giorni stiamo portando in giro. Allora Reaction City diventa Reaction City Woman, un'azione per l'inclusione e il protagonismo diretto delle donne.